Buona serata dalla redazione del TGTN, tra pochissimo il nostro telegiornale, parleremo molto di sanità, lo faremo attraverso le voci di protesta. La prima arriva dall'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza, dove 4 medici sono stati trasferiti dal reparto di chirurgia al pronto soccorso per tamponare le emergenze. Sentiremo poi la voce di protesta che arriva da Rogliano, in questo caso sono stati trasferiti dei medici dalla struttura Santa Barbara, che fa parte, lo ricordiamo, dell'Annunziata di Cosenza, dice il sindaco di Rogliano Giuseppe Gallo Ascopiliti. Allora venga a prendersi tutto il reparto medico e sanitario, ci lascia almeno questa struttura per poterla gestire in maniera diversa. Parleremo poi della commissione d'accesso all'ASP di Cosenza, esperienza che si è conclusa, sentiremo che cosa ha deciso il Viminale con la procedura e il decreto che porta la firma del ministro Alfano. Prima però i titoli del nostro telegiornale. Pronto soccorso in emergenza all'Annunziata di Cosenza, dove mancano 5 medici professionisti spostati dal reparto di chirurgia per garantire il servizio, a rischio interventi programmati e visite ambulatoriali. Il ministro Alfano libera l'ASP cosentina dai sospetti. Nel lavoro svolto dai commissari nominati dal prefetto Cannizzaro non vi è traccia di infiltrazioni mafiose, tutto regolare, quindi scongiurato il rischio scioglimento. Dopo una lunga giornata di lotta a Reggio, presidiando Palazzo Campanella, i lavoratori LSU ed LPU hanno ottenuto il pagamento di alcune mensilità arretrate, ma per la stabilizzazione occorre attendere le decisioni del governo. Sarà ospitata nel centro storico della città la facoltà di sociologia di Catanzaro, il protocollo d'intesa firmato dal sindaco e dal rettore. Saperi e competenze per prepararsi al futuro è il tema scelto per la 20ª edizione di Orienta Giovani, l'iniziativa promossa da Confindustria. Sono 19:33, di nuovo buona serata dalla redazione di Teleuropa. Allora, partiamo dalla situazione che vive l'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza. Qui un gruppo di medici del reparto di chirurgia è stato trasferito al pronto soccorso, operazione questa necessaria per garantire la copertura delle emergenze. C'è sempre quel problema annoso che riguarda tutta la sanità calabrese, in realtà quella relativa alla mancanza di personale, all'impossibilità dovuta al piano di rientro, come sappiamo tutti, di poter assumere nuovi medici. Allora, la decisione della direzione generale è stata quella di spostare un gruppo di medici. Che cosa succederà però ora nel reparto di chirurgia? Si chiedono i sanitari quali saranno le ripercussioni per i pazienti. Facciamo il punto nel servizio di Rosalba Baldini. Fonogrammi per i chirurghi dell'Annunziata di Cosenza. Da domani alcuni di loro saranno prestati al pronto soccorso, trasferiti. L'ordine di servizio sarebbe firmato dal direttore amministrativo, il provvedimento dettato dall'emergenza. In pronto soccorso, dove già si lavora in affanno, dove l'organico andrebbe potenziato di medici, nelle prossime ore ne mancheranno 5. Impensabile per il presidio hub del Cosentino lasciare scoperta una delle divisioni più sensibili, porta ad accesso alla struttura sanitaria, dove spesso arrivano le ambulanze a sirene spiegate con casi drammatici. Nell'avviso interno sarebbe specificato anche la durata della, chiamiamola, sostituzione in pronto soccorso, circa un mese. 30 giorni che in chirurgia sembreranno una eternità, perché resta il problema dei turni da coprire in ambulatorio e nelle sale operatorie. Insomma, si è già in fibrillazione, si temono disagi per i pazienti, il personale sanitario, il reparto è contato e basta, secondo quanto si apprende, a gestire l'ordinario. Le conseguenze, questa la domanda, quali saranno? Visite ambulatoriali che saltano o, nella migliore delle ipotesi, lunghe file? Ed ancora, per gli interventi programmati ci saranno degli slittamenti? Il dato è sempre lo stesso, il personale insufficiente, tallone d'Achille di uno degli ospedali più importanti della Calabria.
La storia della coperta troppo corta. C'è un altro presidio che fa capo alla direzione dell'Annunziata di Cosenza, è il Santa Barbara di Roiano. Che cosa è successo qui? Che due medici in servizio nel laboratorio di analisi sono stati spostati per i motivi che vi dicevamo prima nel centro dell'Annunziata. Dice il sindaco Giuseppe Gallo, mentre il presidio di Roiano viene ostinatamente disastrato, non si risolvono neanche i problemi della sanità ospedaliera di Cosenza. Queste continue deliberazioni rivolte al depauperamento di un ospedale che funzionava perfettamente, che era un fiore all'occhiello della sanità calabrese, mi indicano ad assumere una posizione ben chiara, che si riprendano questo ospedale e che ci restituiscano lo stabile che appartiene alla comunità di Roiano, visto che queste quattro mura furono costruite grazie ad una sottoscrizione dei minatori e degli emigrati roianesi. Questa gente non è degna di detenere un patrimonio di tanta nobiltà. Queste sono le parole del sindaco di Roiano, Giuseppe Gallo, sono indirizzate al governatore Scopelliti. Continuiamo ad occuparci di sanità, della situazione dell'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza. Altra vicenda riguarda il centro trasfusioni. Come sapete c'è stata la visita degli ispettori del Ministero dopo la morte avvenuta per una trasfusione di ospedale. In quella visita venne sottolineata la necessità di creare un nuovo centro, una nuova struttura più moderna. Operazione questa che è in corso e in queste settimane però sono stati i malati talassemici a protestare, a chiedere che le operazioni di spostamento avvengano senza minare in alcun modo la loro attività. Protesta che oggi si è spostata in prefettura a Cosenza, c'è stato un incontro, sentiamo nel servizio di Isabella Roccamo che cosa è successo. L'accordo è stato raggiunto dopo giorni di proteste da parte dei pazienti talassemici per il paventato trasferimento in locali diversi rispetto a quelli attualmente destinati al centro trasfusionale dell'Annunziata, nell'attesa della realizzazione della nuova struttura dedicata all'importante servizio sanitario nel perimetro dell'ospedale cittadino. Oggi in prefettura il faccia a faccia tra i vertici dell'azienda ospedaliera cosentina e una delegazione di talassemici alla presenza dei consiglieri regionali Guccione e Talarico. L'incontro è stato convocato dal prefetto di Cosenza Gianfranco Tomao. Obiettivo: trovare una soluzione condivisa al problema che interessa circa 60 pazienti e che vede quotidianamente 5-6 talassemici sottoporsi a trasfusione. Ebbene, il confronto tra le parti è stato costruttivo. È stato così deciso, grazie alla mediazione del prefetto, che in tempi brevi sarà sottoscritto un accordo programmatico che preveda i tempi di realizzazione del nuovo centro trasfusionale, il monitoraggio degli stessi tempi da parte dei delegati dell'associazione talassemici e un'eventuale ulteriore soluzione allocativa di questi pazienti qualora il cronoprogramma non venisse rispettato. Sembra così essersi ricomposta la frattura che si era creata tra i pazienti talassemici e i vertici dell'azienda ospedaliera di Cosenza. Allora, continuiamo ad occuparci di sanità. Facciamo un passo indietro. Era dicembre del 2012, quasi un anno fa, quando il Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno deliberò la nomina dei membri della Commissione d'accesso all'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Il gruppo avrebbe dovuto lavorare per vagliare e verificare soprattutto se ci fossero o meno delle infiltrazioni mafiose. Il gruppo ha lavorato 6 mesi circa, il dossier è stato consegnato poi in prefettura e oggi è arrivata la decisione del Viminale. Il ministro Alfano ha deciso che non c'è stata alcun tipo di infiltrazione, proprio basandosi sul dossier che è stato presentato dai membri della commissione. Sentiamo. Tutto tranquillo, scongiurato il pericolo mafia nell'ASP di Cosenza, eliminato il rischio scioglimento perché la commissione prefettizia, che ha lavorato per oltre 6 mesi nella sede di Via Limena, spulciando carte, documenti e delibere, non ha intercettato elementi tali da ipotizzare inquinamenti. 300 pagine di relazione, frutto del lavoro dei commissari nominati dal prefetto Cannizzaro quando gestiva la prefettura di Cosenza, finiti sul tavolo del ministro Angelino Alfano,
che così, come è avvenuto nel comune di Rende, non ha potuto far altro che constatare che non c'erano elementi per procedere allo scioglimento. Insomma, l'immenso e dettagliato lavoro svolto si è concluso con un nulla di fatto, nel senso che, tra le carte, non sono emersi condizionamenti che potessero suggerire una chiave di lettura diversa da quella che poi si è rivelata allineare. Ed allora, è logico chiedersi, perché si è proceduto in questa direzione? Quali sono stati gli elementi che hanno suggerito l'ispezione? Tutto ciò resterà un mistero, fino a quando questa relazione non sarà resa pubblica. C'è un'inchiesta che è partita lo scorso gennaio dalla Procura della Repubblica di Castrovillari che mira ad accertare che cosa abbia determinato l'esondazione del fiume Crati che tanti danni ha causato al parco archeologico di Sibari. Inchiesta che va avanti, tant'è che la Procura ha chiesto ai magistrati del Tribunale di poter prorogare le indagini. Intanto ci sono 40 avvisi di garanzia nei confronti in primis del sindaco di Cassano ma anche di funzionari dell'ente comunale e anche dell'ente provincia. Dice Gianni Papasso, quell'avviso di garanzia è un atto dovuto. Sentiamo. L'esondazione del fiume Crati e l'allagamento degli scavi di Sibari potrebbero avere dei responsabili. Le indagini della Procura della Repubblica di Castrovillari sono complesse, al punto che è stata necessaria una proroga. Ed è grazie a questa proroga che siamo oggi in grado di conoscere e divulgare i nomi degli indagati. Sono in tutto 40. Tra loro l'attuale sindaco di Cassano Lo Ionio Papasso e il suo predecessore, ora consigliere regionale, Gallo. L'avviso di garanzia lo hanno ricevuto solo ieri ed è da ieri quindi che sanno di essere finiti nell'inchiesta. Entrambi parlano di un atto dovuto, entrambi sottolineano che il municipio non ha alcuna responsabilità. Papasso poi, all'indomani dell'esondazione, datata 18 gennaio, emise una serie di ordinanze con le quali si disponeva l'eradicamento degli agrumeti abusivi sorti negli anni lungo il letto del fiume Crati, provvedimento mai divenuto esecutivo a causa della sospensiva decisa dal TAR che si pronuncerà nuovamente nel prossimo mese di marzo. Per i magistrati della Procura di Castrovillari che contesta i reati di omissioni di atto d'ufficio, danno colposo, invasione e occupazione di terreno, danneggiamento di beni culturali e opere realizzate senza autorizzazioni, le responsabilità sono ampie e diffuse. Oltre a Gallo e Papasso, infatti, nel registro degli indagati sono stati iscritti il commissario straordinario per il rischio idrogeologico Domenico Percolla, la direttrice del Museo archeologico della Sibaritide Silvana Duppino, funzionari della Protezione Civile, dell'Amministrazione Provinciale e dell'AFOR. Gli indagati dovranno rispondere delle accuse a vario titolo. Una rete di inadempienze, mancati controlli, violazioni delle regole che sarebbe alla base del grave danno ambientale e culturale. Un danno che, vista la mancata realizzazione di interventi di messa in sicurezza, potrebbe verificarsi ancora, così come accadde 11 mesi fa. Quelle che non sono mancate in tutto questo tempo sono state le visite istituzionali, molto simili in alcuni casi a passerelle quasi dovute. Aspettando che arrivino i soldi, i promessi e che sugli argini del fiume Crati si possa presto ripristinare la legalità, pare che gli agrumeti siano stati la principale causa dell'allagamento del sito archeologico, questo è il tempo della ricerca della verità. Siamo ancora nella fase delle indagini preliminari e il percorso giudiziario è ancora lungo. Altra vicenda, quella relativa alla stabilizzazione di LSU ed LPU. In queste settimane abbiamo sentito le voci di protesta degli oltre 4.000 precari calabresi. Ieri c'è stata la riunione infuocata a Palazzo Campanella in cui il Consiglio regionale ha deciso lo stanziamento per il pagamento di alcune mensilità. Problema degli stipendi per ora risolto, resta sempre quello relativo alla stabilizzazione. È necessario però, dice la Regione, in questo caso un intervento da parte del Governo con una legge nazionale ad hoc. Sentiamo. È arrivato il contentino dopo le urla, le proteste e la disperazione. I lavoratori socialmente utili di pubblica utilità avranno 2 dei 5 mesi arretrati, ma per la stabilizzazione occorre aspettare un segnale concreto dal governo nazionale. Segnale questo che potrebbe arrivare il prossimo 21 novembre, una data importante che vedrà probabilmente a Roma una nutrita delegazione di lavoratori e naturalmente i sindaci, gli stessi che ieri sono scesi a fianco dei precari per protestare e che sentono loro questa battaglia perché giudicano assurdo che a distanza di tanti anni questa gente venga tenuta in condizioni di assoluta precarietà,
senza alcuna certezza per il futuro occupazionale. Sentite il sindaco di Acqua Formosa. Ieri è stata per alcuni versi una giornata esaltante, perché si è mossa l'intera Calabria a sostegno di questa vertenza degli LPU e LSU. C'erano tanti manifestanti e tantissimi sindaci che non vedevamo da tanti anni. Siamo subito entrati in consiglio regionale per tentare di imbastire una trattativa con la giunta regionale, col presidente. Non so che classificazione dare sul risultato ottenuto, insomma, perché la situazione era estremamente difficile. Quando il presidente Scopelliti ci ha detto che c'erano solo a disposizione 2 mensilità e che non erano riusciti con l'assessore al bilancio a trovare altre risorse, insomma è stata una botta, perché lì per lì noi eravamo arrivati a Reggio Calabria con l'intento comunque di avere tutte e 5 le mensilità. Comunque la trattativa poi si è avviata e almeno per quanto riguarda l'anno in corso più o meno è stato risolto con 2 mensilità, con la convenzione che firmeremo a giorni che manterremo i lavoratori nei nostri comuni e con la promessa fatta da tutti i gruppi, quindi voglio dire bipartisan, che entro fine anno si avranno queste risorse. Allora, LSU ed LPU, lo ricordiamo, rappresentano la fetta più importante numericamente del bacino dei precari, che conta in Calabria oltre 7.000 unità. Ci sono diverse tipologie di precariato impiegato negli enti locali, LSU ed LPU, nei comuni. Adesso ci spostiamo a Vibo Valentia e raccontiamo la storia, la protesta di altri precari che dopo giorni di sit-in e manifestazioni hanno ottenuto un contratto a progetto con la provincia. Sentiamo. In un momento di profonda crisi come questo, riuscire a trovare una soluzione per far lavorare quei precari che dopo anni rischiavano di rimanere a casa è cosa certamente importante, e per questo il commissario della provincia ha voluto sancire quello che pare un importante passo avanti verso la stabilizzazione con un incontro durante il quale ha spiegato l'intera operazione. Noi abbiamo presentato una serie di lavori straordinari che possono essere utilizzati a favore dei cittadini della provincia di Vibo Valentia. Sono lavori che vanno ad integrarsi esattamente con le operazioni di riorganizzazione che stiamo facendo dell'ente. Quindi poche cose che sono estremamente essenziali, che so per dire, completare le operazioni di inventariamento di tutti quanti i beni della provincia, andare sulle strade a completare ovviamente dei lavori di manutenzione, fare la manutenzione all'interno delle scuole. Ecco, queste sono le situazioni di cui noi tratteremo. Sono tutti lavori a progetto, non potrebbe essere altrimenti, perché la provincia non può né assumere né può utilizzare risorse proprie per queste, ovviamente, per questi lavoratori. Noi stiamo utilizzando in questo caso i finanziamenti che sono stati specificatamente destinati dalla regione. Eppure non è mancata la contestazione e così si è passati dalla festa alla rissa, con un vero e proprio scontro nella sede della prefettura con un gruppo di 19 dipendenti che non accettano l'accordo che li penalizza a livello di funzione e di compiti. Noi facciamo parte di un gruppo di 19 persone che la provincia vuole destinare a abbassarle di ruolo e a fargli fare delle operazioni che non gli competono. E adesso vi raccontiamo la storia di due famiglie che da circa un mese hanno occupato Palazzo Bombini, che è un edificio del centro storico della città utilizzato dall'ATERP. Adesso hanno paura dello sgombero, chiedono però all'Istituto delle Case Popolari di fare un passo indietro perché dicono non sappiamo dove altro andare. Gianluca Pasqua. La casa è un diritto. Lo slogan impresso sul muro in via Gaeta nel centro storico di Cosenza non è casuale. Diversi stabili in questo quartiere sono stati occupati da persone o famiglie senza casa. Appartamenti di proprietà dell'ATERP, vuoti perché non assegnati o perché rifiutati dagli aventi diritto. Palazzo Bombini è uno di questi, un tempo residenza universitaria, da quasi un mese, alloggio naturale per 6 nuclei familiari ai quali è stato concesso un periodo di assegnazione provvisoria. Ma nel prestigioso edificio storico, dal 17 ottobre le famiglie sono 8. Due nuclei si sono aggiunti in modo abusivo, trovando una via di fuga da una situazione invivibile. Cinzia e Giuseppina descrivono le loro abitazioni ufficiali, appartamenti di 25 metri quadrati, sotto il livello stradale, erosi dall'umidità e fatiscenti.
a San Vito Alto. Ci hanno messo là, sono 15 anni e mezzo che siamo là, quindi cerchiamo di avere un alloggio adeguato almeno per la mia famiglia, che siamo 5 in famiglia, tra cui un bambino di 5 mesi. Sono stati 20 anni, 4 persone, pure noi, con un marito pure ammalato, mio figlio con bronchite cronica, oppure ci siamo caduti malati. Pure la bambina adesso che ha 3 anni e mezzo con bronchite. Oggi hanno trovato una sistemazione idonea, anche se precaria. Ogni volta che qualcuno bussa alla loro porta, temono di trovarsi di fronte le forze dell'ordine. Hanno detto che ce ne doveva mandare via, ma io ho detto no. Io sono venuta qua e rimango qua. Per loro, che una casa vera hanno sognata per anni, rifiutare un'assegnazione è inconcepibile. Se ci sono altre case disponibili, come no? Ce ne possiamo pure andare, però un alloggio adeguato, non umido, perché là era troppo umido dove abitavamo. In questi pochi giorni lo stabile ha ripreso a vivere, le famiglie si supportano a vicenda, gli assegnatari solidarizzano con gli abusivi, spezzoni di serenità dopo tanta sofferenza. È dove ero prima, e qua è una reggia, e sono soddisfatta e contenta. Sia per me che per mia figlia, con i bambini più che altro. La facoltà di sociologia dell'Università Magna Grecia di Catanzaro prende corpo con 300 matricole. L'obiettivo per il comune di Catanzaro era rivitalizzare il centro storico ed ecco che arriva la proposta dell'Università Magna Grecia per realizzare proprio nella parte antica della città la sua facoltà di sociologia. Detto e fatto, adesso la facoltà è una realtà. I corsi partiranno lunedì prossimo, le matricole sono 300. Rappresenta secondo me un'occasione straordinaria, è la prima volta che l'Università porta in città un corso di laurea completo, un corso di laurea importante come quello di sociologia, che ospita già al primo anno 300 studenti. Abbiamo avuto un'affluenza straordinaria, più di 300 ragazzi hanno voluto iscriversi a sociologia e qualcuno è rimasto fuori. È un'occasione importante, è un impegno che avevo assunto già da un anno, c'è stata una perfetta sintonia col sindaco Abramo, entrambi abbiamo lottato per avere questo corso di laurea in città, perché riteniamo che Catanzaro meriti di avere una facoltà universitaria nel suo centro storico. I ragazzi sono la vita delle città e noi vogliamo che Catanzaro diventi veramente una città universitaria. Altri ragazzi, in questo caso sono studenti più piccoli delle scuole superiori di Cosenza, che hanno partecipato alla 20ª giornata promossa da Confindustria Orienta Giovani. Vediamo. 300 giovani delle scuole cosentine hanno partecipato alla 20ª edizione di Orienta Giovani, la manifestazione promossa da Confindustria Cosenza, che punta senza mezzi termini a costruire gli imprenditori e i manager del domani. L'evento, che ha avuto come tema saperi e competenze per prepararsi al futuro, si inquadra nella settimana della cultura d'impresa. Una serie di iniziative con le quali Confindustria cerca di ridurre la distanza tra mondo del lavoro e scuola, proprio perché il rapporto tra mondo del lavoro è strategico per i giovani, per la crescita e anche per la sicurezza sociale. Ci rendiamo conto che abbiamo dei giovani che hanno molto merito, hanno talento e loro riponiamo tanta speranza per uscire da questo momento difficile, e non si esce da questa crisi, non si cresce, non ci si sviluppa se non c'è occupazione. Quindi si parte dai giovani per tirare la ripresa alla nostra economia. Alcuni studenti cosentini hanno anche avuto la possibilità di incontrare giovani imprenditori e visitare le loro aziende per capire davvero cosa significa fare impresa e tentare di ridurre la distanza tra la domanda di lavoro e l'offerta di capitale umano. È sulla scuola che poggia il futuro della Calabria del Mezzogiorno. La scuola rappresenta un elemento di speranza per la società calabrese e proprio in questi ultimi anni, proprio dalla scuola, stanno provenendo gli elementi più seri, più vivi, più acuti del cambiamento della nostra regione. Tanto è vero che la preparazione degli studenti calabresi negli ultimi 4 anni è aumentata sensibilmente, come dicono le statistiche a livello nazionale. E siamo adesso allo sport, il calcio, con il Cosenza di mister Cappellacci, primo in classifica dopo 11 giornate di campionato. Il tecnico guarda alla prossima sfida, quella con il Chieti, che si giocherà sabato alle 14:30, il punto con Anna Franchino.
Il rosso e il blu sono colori che ormai ha cuciti addosso, li sceglie anche nell'abbigliamento casual. Cappellacci arriva in sala stampa dopo il successo tenuto a Poggi Bonzi, ma come al solito non si sbottona. Per lui la squadra è ancora in crescita e con la cabala dalla sua parte, e commenta così l'episodio iniziale del penalty concesso agli avversari. È vero che se l'attaccante loro avesse tirato dall'altra parte, magari Frattale sarebbe andato dall'altra parte. No, però è chiaro che quell'episodio dopo due minuti poteva stravolgere una partita che comunque noi probabilmente avremmo fatto bene come poi l'abbiamo fatta, però è chiaro che se tu devi rimontare uno svantaggio su quel campo con un uomo in meno, con il fatto che loro non debbano più fare la partita e quindi si difendono in 11 e possono stare chiusi e buttare dei palloni davanti dove hanno giocatori di forza, di gamba e di qualità, chiaramente sarebbe stata una partita che chissà come finiva. Non vuole fare bilanci dopo 11 giornate e rimanda il discorso alla fine del girone d'andata. Adesso diamoci come scadenza alla fine di questo giro dell'andata, come ho già detto, vediamo quanti punti abbiamo raggranellato e poi chiaramente si può fare una considerazione sulla forza della squadra, perché poi a quel punto lì, se tu continui a fare bene come adesso, è chiaro che a quel punto devi puoi anche pensare di essere una squadra forte che dovrà dimostrare poi tutto il girone di ritorno, perché le partite poi, come si possono vincere tutte, si possono anche perdere tutte. E poi parla degli infortunati e della rosa a sua disposizione, prendendosi anche le responsabilità su un organico non molto ampio. Nessuno ha chiesto ai giocatori al presidente che lui non ha voluto comprare. Noi dopo l'ultima operazione di mercato abbiamo detto che potevamo stare bene così, anche perché poi cominciando la stagione i giocatori che potevano fare al caso nostro non ce n'erano, e se dovesse succederci tra qualche partita di avere difficoltà di formazione o comunque anche di panchina, quindi questa è stata una scelta, quindi se dovremo avere dei problemi la colpa sarà anche mia e non della società, ma soprattutto sarà dei giocatori che non devono farsi male. Che facciamo qua? Contro il Chieti sabato non ci sarà Blonde squalificato, De Angelis sta smaltendo una lieve contrattura, ma dovrebbe farcela, ancora fermo ai box Castagnetti. In chiusura del nostro telegiornale uno sguardo alle previsioni del tempo. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento curato da cosenzameteo.it. Iniziamo subito con la consueta ricostruzione satellitare riferita alla giornata di ieri, dove osserviamo il minimo di bassa pressione ben centrato sulla Sicilia occidentale e di risalita alla sua rama ascendente il nucleo perturbato guidato da correnti di sud-est, che ha interessato dapprima il Regino e successivamente tutta la costa ionica calabrese, minimo che nelle prossime ore inizierà la sua traslazione verso la penisola ellenica, facendo così variare le sue correnti da sud-est a nord-est, sia al suolo che in quota già dalla notte di mercoledì, ed in particolar modo per la giornata di giovedì, quando il fronte perturbato si concentrerà soprattutto sul settore dell'Alto Ionio. Con l'aiuto delle nostre mappe di previsione giornaliera vediamo cosa potrebbe succedere nelle prossime ore. Domani continua il maltempo sull'Alto Ionio cosentino, crotonese e catanzarese e relative zone interne, fenomeni in intensificazione su catena costiera e possibilità di qualche rovescio anche nella zona nord della Valle del Crati. Piogge deboli alternate schiarite sul basso Tirreno e temperature che aumenteranno di qualche grado nei valori minimi. Passiamo alla proiezione dei mari e dei venti. Domani poco mosso, calmo sul Tirreno, con venti di estrazione settentrionale. Molto mosso o mosso lo Ionio, con ventilazione dei quadranti orientali. Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.cosenzameteo.it, dove da ieri la sezione monitoraggio può annoverare tante novità, tra cui l'aggiunta di nuove webcam ed in particolare le stazioni meteorologiche di Palmi, Soverato, Montepaone e Catanzaro. Chiunque voglia aggiungere la propria stazione meteorologica o webcam può contattarci senza alcun impegno all'indirizzo mail info@cosenzameteo.it. Anche per oggi è tutto, arrivederci a domani. Subito dopo la pubblicità l'appuntamento è con la seconda parte di Parola Mia e Pino Gigliotti. L'informazione torna in diretta come ogni sera alle 22:30. Grazie per averci seguito. Buona serata.